Ciao a tutti, sto andando da Personal Drones a prendere il Fly More Kit, in modo che potrò fare ancora tanti altri test. Vorrei approfittarne per dirvi che non c'è problema nell'utilizzare il Mini 3 con il Follow Me, perché la distanza è veramente irrisoria. A quella distanza il radiocomando lo potete tenere benissimo anche in tasca, non si perde il segnale. Quelle istruzioni che vi ho dato nello scorso video sono solamente per quando lo volete far andare 200, 300, 400 metri lontano da voi, allora dovete prestare un po' più attenzione. Io ho fatto alcuni test che vi farò vedere in questo video, in cui anche a 150 metri io posso girare su me stesso e non succede nulla. E in più ho fatto anche altri test per farvi vedere come funzionano le frequenze dietro gli ostacoli. Ciao amici, oggi ci troviamo in un posto in campagna molto tranquillo, dove però farò qualche test per vedere come si comporta la radiofrequenza in caso di ostacoli. In particolare farò andare il drone dove c'è questo vecchio casolare e imposterò l'RTH in caso di perdita di segnale in modo che rimanga in overing, affinché io poi mi possa avvicinare anche a piedi e recuperare il drone senza così rischiare che possa schizzare verso l'alto, anche per fare determinati test. Ecco, non è lontanissimo ovviamente, però ci accorgeremo e vedremo quanto il segnale a 5,8 o il segnale a 2,4 possa riuscire a superare anche piccoli ostacoli come quelli. In questo test verificheremo la permeabilità della frequenza 2,4 GHz attraverso alcuni ostacoli. Ovviamente non c'è un'occlusione completa, perché in qualche modo la radiofrequenza riesce comunque a passare dietro alla casa, attraverso magari il fogliame, eccetera. Adesso effettuerò lo stesso test però a 5,8 GHz e ovviamente si noterà la differenza con la frequenza precedente. Thank you.
In questo video invece ho voluto verificare i disturbi provenienti dall'assorbimento della vegetazione. E man mano che il cilindro di Fresnel veniva occupato completamente. Se non sapete di che cosa sto parlando, vi rimando ad un video precedente che ho fatto. Purtroppo con il DJI Mini 3 mi sono avvicinato un po' di più alla collina rispetto a quanto non abbia fatto con il Mavic Air 2. Ve ne accorgete, perché la strada non è proprio lo stesso. In quest'altro test invece ho voluto verificare il comportamento di entrambi i droni, quindi di entrambi i tipi di modulazione, in presenza di un agglomerato urbano. Non è certamente una città, ma comunque una qualche presenza di radiofrequenza dovuta a strumentazione umana è comunque presente. In quest'ultimo test invece cercheremo di capire quanto sia influente il tipo di posizionamento del nostro radiocomando. Proverò prima a cambiare la polarizzazione e poi proverò a ruotare su me stesso, tutto questo dopo aver portato il drone a circa 400 metri di distanza e verrà effettuato sia a 5,8 GHz che a 2,4 GHz. Dunque, mi dispiace aver dovuto eseguire alcuni di questi test fuori dalla normativa, ma purtroppo non c'era altro modo per poter osservare le differenze o poter riuscire a discriminare la differenza di trasmissione radio, perché quando si è molto vicini, così come vi ho ripetuto tantissime volte, non ci sono problemi con questo drone o in genere con i droni della DJI, soprattutto quelli che trasmettono in OcuSync. Ma quando invece si è un pochino più lontani, allora si iniziano a osservare alcune problematiche. In ogni caso avrete notato che non vi è una grossa differenza fra il DJI Mini 3, che ha un OcuSync 3.0, e il Mavic Air 2, che ha un OcuSync 2.0.
Quindi io continuerò ad effettuare test magari in un environment più urbanizzato, dove vi è presenza di più disturbi causati da fonti umane, e vi continuerò a tenere informati su questo canale. Ciao a tutti.